Salve, oggi facciamo le palline di cioccolato. Allora, occorrono. Vi do la metà dose, io ne faccio doppia perché domani è il compleanno della mia ciccia e ne faccio doppia, però ci vogliono 250 g di biscotti tipo gallette, di biscotti secchi, una tazza di caffè amaro, 75 g di cacao amaro, un tuorlo, 200 g di margarina e 6 cucchiai di zucchero. Iniziamo lavorando lo zucchero con il cacao. Iniziamo lavorando la margarina con lo zucchero. Difetto delle queste palline? Sono una tira l'altra. A te te ne lascio io, nel mio piatto. Sì, sì. È vero. Ne prendo 10 per me. Ah, ecco, 2 per me. Ora mettiamo i tuorli. Io. Questa è doppia dose, eh? Non fate caso a tutta sta imbaradanna perché non li mangio solo io. Li mangeremo. Saranno qualche. Se ci arriverò. A mangiarli. Se ci arrivo. Come l'altra volta. Infatti, se mi ci fanno arrivare a mangiare. Con questo dolce vi dovete sporcare per forza le mani. Perché è troppo buono. Mettetevi i guanti se volete. Metti il caffè? Tutto? Sì. E iniziamo ad aggiungere i biscotti. E poi dopo aver aggiunto tutti i biscotti si fanno le palline. Certo. A poco a poco. Ci sono i biscotti di sotto, ancora che non si sono impastati. Li prendiamo e li giriamo. Per questo servono le mani, perché con le mani riesce a impastare meglio. Prendi e ributta, prendi e ributta. Ecco, così è impastata tutta. Mi sembra che due sono andate perse. Vediamo se adesso va meglio. Facciamo più piccola, va, facciamo i buoni. Mi piace? Pallina. Molto buoni. E l'impastatrice che lo mangia. Allora, ora vi lavate le mani. Così scivolano meglio. Andiamo un po'. Facciamo la pallina. La passiamo. E la posiamo. Continuate così. Facciamo un colore diverso. Se le avete, le mettete nella cartina che sono più carine da presentare, da prendere. Io con la fortuna che ho non ne ho trovata neanche una, erano tutte grandi perché non le posso utilizzare. Continuate così, finite tutto e mettete in frigo almeno una notte. Buon appetito!